buongiorno e bentornati al Mattino Lore in podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargan e che dire, signori, che dire, mamma mia, ci stiamo avvicinando ai 500 episodi, io ve lo dico, è sempre più vicino questo traguardo, quindi io sono molto molto contento veramente di questa cosa. Ma che vi devo dire? È lunedì, il lunedì è complicato per tutti quanti, lo diciamo sempre, e più lo diciamo, più ce ne rendiamo conto, più ovviamente diventa dura veramente cominciare questa giornata. Quindi ho deciso che anche per questa mattina, insomma, scegliamo, sì, un tema magari importante, ma affrontato attraverso, insomma, un film. È tutto molto più leggero, tutto molto più diluito, ma non, insomma, banalizzato. Quindi quella di oggi sarà ovviamente una puntata in cui parleremo del film che sono andato a vedere, insomma, questo sabato, ovvero C'è ancora domani di Paolo Cortellesi, ormai uscito da svariato tempo, ma chiaramente, come è mio solito, io dividerò chiaramente la recensione, tra virgolette, che andrò a farvi in due parti. Ovviamente la parte senza spoiler, tra virgolette, ovviamente in cui non vi racconto i dettagli, e poi da una certa parte in poi della puntata, insomma, analizzeremo chiaramente anche determinati dettagli, in modo tale che se qualcuno di voi volesse andarlo a vedere sarà ovviamente avvisato prima degli spoiler. E quindi, signori, vado a salutarvi a voi che siete qui in chat da quando abbiamo messo su tutto questo baracchino, insomma, ci sono venuti a trovare buon Vincent Valentine, il nostro presidente Simone Pizzi, il nostro cugino di Radio Diversa, ovvero DJ Joker, buongiorno, direttamente da Revolve Radio, caro, come stai? Vedo qui la buona Six, buongiorno Six, che sei qui anche tu su Telegram, chiaramente. Buongiorno a tutti quelli che non stanno scrivendo, chiaramente, qui su Telegram, ma che ci stanno ascoltando, e ovviamente buongiorno anche a tutti voi che, insomma, ci ascolterete anche tramite Twitch, perché siamo sempre in doppia diretta Twitch e da www.runtimeradio.it, quindi sia voce che anche faccia, insomma, a vostra disposizione per cercare quantomeno di allietarvi queste mattinate complicate. Six ci dice è schifo di ciao, comunque, mia cara, buongiorno, buongiorno a tutti voi, e sì, è decisamente schifo di, ma insomma, nostro compito, nostra premura sarà quella di trasformare questo schifo di in un grande di. Ti piace grande di? Vi piace grande di, signore? Io spero di sì. Comunque, signori, io sono un tradizionalista, l'ho sempre detto, quindi sigla e poi magari iniziamo a parlare di questo C'è ancora domani. Ed è così, signori, C'è ancora domani, il film di Paolo Cortellesi che, insomma, ha fatto abbastanza impazzire la critica e il pubblico, e direi anche a ragione, perché, insomma, si è trattato di una piccola gemma che è venuta fuori quest'anno e che, beh, era veramente il caso che venisse fuori, e io veramente sono stato molto contento di andarlo a vedere. Ed è un film potente, un film importante sicuramente, e da quello che ci dice anche il signor Wikipedia che c'ho qui davanti, insomma, io non lo dico che di è, no Simone, no perché sappiamo che di è, secondo te. Comunque, secondo il signor Wikipedia qui, ci dice addirittura è stato premiato come film dell'anno ai Nastri d'Argento 2024, considerato uno dei migliori film del 2023, nonché uno dei migliori film italiani del XXI secolo. Ora, vi verrebbe da dire la cattiveria del tipo, non è che sia così complicato, insomma, trovare i migliori film italiani del XXI secolo. Lo so
che è una cattiveria molto generica sicuramente, però permettetemi un po' la stilettata per mettere un po' di pepe in questa discussione cinematografica. Comunque, a parte questo, è stato presentato alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma in concorso per la categoria Progressive Cinema, che per un metallaro sentire Progressive Cinema è una cosa che prende tutto un altro significato, assolutamente. Visioni per il mondo di domani, bello bello assolutamente, ottenendo due premi, tra cui il premio speciale della giuria e una menzione speciale come miglior opera prima. Ebbene sì, miglior opera prima di Paola Cortellesi, che si insomma si impone anche con una certa ignoranza, devo dire. Ignoranza ovviamente in senso buono, non nella mancanza di sapienza, assolutamente, anzi direi che con questo film ha dimostrato ampiamente di saperlo fare, anche il mestiere della regista, assolutamente. Comunque questa opera prima sicuramente la posiziona come una dei nomi più interessanti per quanto riguarda il panorama italiano, che ha disperatamente bisogno veramente di film del genere, film coraggiosi, film che riportino le persone in sala. Sicuramente il nome di Paola Cortellesi ha aiutato, proprio il suo nome in generale, più che in generale la storia che voleva raccontare, anche se sicuramente è un contesto molto interessante, molto importante, molto vicino ai temi caldi del momento sicuramente. Io personalmente ci sono andato a vedere il film perché sapevo che Paola Cortellesi avrebbe portato un'ottima qualità, sia come attrice sia insomma come tutto quello che fa, insomma. E non sono rimasto deluso decisamente. Allora, togliendoci proprio dallo spoiler, assolutamente vi parlo giusto delle mie impressioni generali qui nella parte appunto non spoiler, perché questo C'è ancora domani si dimostra un film estremamente maturo, pieno di significati che si incatenano veramente al titolo del film, che diventa preponderante a un certo punto della storia. Dopo spiegheremo bene nel dettaglio come, però questo titolo che sembra campato in aria, che sembra un po' una visione poetica del mondo, insomma in realtà prende una connotazione molto seria, molto specifica alla fine del film, diventando veramente un significato, uno slogan quasi per quello che vuole raccontarci questa storia. È ambientata praticamente nel 1946 e si parla insomma di tanti aspetti insomma dell'Italia e del contesto storico e sociale di quegli anni, un contesto sicuramente non facile per nessuno. È un'Italia sicuramente che è uscita prima da un momento storico in cui gli erano state fatte grandissime promesse, in cui c'era benessere, in cui la gente, o almeno credeva che ci fosse del benessere, che l'Italia fosse appunto il centro del mondo, insomma qualcuno gli aveva, un certo Pelatone che poi è finito come uno yo-yo, insomma gli aveva promesso Mario Monti, poi ovviamente aveva diciamo molto disilluso queste gigantesche aspettative che aveva cercato di portare fuori. Però resta il fatto che l'italiano medio voleva, ci credeva tantissimo in questo sogno, anche se poi è diventato subito un incubo, neanche poco dopo tempo, ecco. Neanche dopo tantissimo tempo, anzi, cioè, quasi subito, ecco. Simone è piaciuta la cosa dello yo-yo. Questa ve la regalo, potete usarla anche voi se vi piace. Dicevo, è un'Italia chiaramente quella che è uscita da una serie di, diciamo, di sogni infranti, tra l'altro infranti nella maniera peggiore, perché siamo comunque rimasti sotto un altro regime ancora, se possibile, ancora peggio di quello che era nato sotto il nostro naso. È un'Italia soprattutto che cerca di ricostruirsi, è un'Italia stressata, un'Italia veramente che cerca in tutti i modi di recuperare quelle consuetudini, quella tranquillità, quel modo di vivere di allora, ma che non è facile per nessuno. Infatti è un film questo qui che racconta tanti piccoli aspetti, insomma i lavoretti che si fanno per cercare di racimolare due soldi, il cercare fortuna altrove, il parlare di speranza senza che questo sembri un discorso campato in aria, quando comunque c'è ancora la voglia di sognare, anzi dove i sogni sono rimasti praticamente l'unica cosa che è rimasta.
E in tutto questo contesto noi vediamo la storia di questa famiglia, di cui Valerio Mastandrea e Paolo Cortellesi rappresentano il padre e la madre di questa famiglia, con due figli maschi piccoli e una figlia femmina più grande, chiaramente. Il punto di vista che viene maggiormente messo sul piatto, ovviamente, è quello delle donne di questa famiglia, e noi seguiamo principalmente le giornate della madre e principalmente il volto, il punto di vista della sorella più grande di questi figli, che si ritrovano per l'appunto a dover affrontare tutta una serie di sfide importanti all'interno del contesto familiare. Non è sicuramente una cosa facile, perché come storia è molto semplice, nel senso che è proprio il classico slice of life, come si dice di solito, ovvero è un pezzo di vita, ok? Quindi non è necessariamente una storia super interessante, una trama complicatissima, no, è anche un qualcosa di molto banale, ecco. Ed è bello che si utilizzi un qualcosa appunto di non troppo contorto per raccontare una storia che deve essere semplice. Però è una storia che nella sua semplicità ha tutti quegli elementi che la rendono interessante, che la rendono forte, che la rendono molto, molto sentita, molto tosta, ecco. Ora, ci sono dei difetti in questo film? Sì, ce ne sono. Io ne ho trovato uno in particolare, ma dovrò parlarvene chiaramente nella parte spoiler, perché senza entrare nel dettaglio io non posso, chiaramente, non posso ovviamente spiegarmi correttamente. Per quanto riguarda invece le altre cose che mi sono piaciute e che invece posso dirvi nella parte non spoiler, sicuramente ci sono tante chicche che veramente, veramente io ho apprezzato, e ci sono veramente tanti aspetti che non solo mi hanno fatto ridere. Allora, per esempio, una delle chicche, che io la considero una chicca perché veramente è una parte piccola ma molto molto fatta bene, veramente è un personaggio che, anche se ha poche battute, anche se ha poco peso, tra virgolette, ma in realtà neanche troppo poco, anche se comunque ha poco screen time, nel senso appunto di presenza nel film, la Fanelli è un'attrice della Madonna e a me fa morire dalle risate il modo in cui parla, veramente è stupenda. C'è una battuta che stava anche nel trailer, in cui ci sono appunto queste signore che al capezzale di un uomo morto, che si scopre essere il nonno di questa della famiglia di Paolo Cortellesi, e ci sono loro due che cominciano a dirgliene proprio di tutti i colori: pezzo di merda, cravattaro, schifoso, infame, ladro. Passa una signora: oh, dite qualche parola pure da parte mia. Io ne avevo dette tante, e gli risponde la Fanelli. Io lì, anche se avevo già riso per questa battuta nel trailer e la conoscevo, quindi ritrovarla comunque mi ha rifatto ridere in maniera molto molto sentita, ecco. Un altro aspetto veramente bello di questo film è che c'è addirittura spazio per la tensione, per una tensione costante, non solo all'interno proprio del contesto familiare, che è ovviamente un contesto patriarcale, un contesto pesante in cui c'è il padre padrone che fa tutto quello che vuole praticamente con il resto della famiglia, decide lui chi entra e chi esce dalla casa, insomma, tiene tutti col pugno di ferro. Insomma, quindi è già una tensione costante ogni volta che Valerio Mastandrea è in scena, perché si capisce che lui è uno di quegli uomini veramente lì. Provano anche a dargli una sorta di tra virgolette giustificazione, o quantomeno è una giustificazione che il personaggio di Paolo Cortellesi si dà per dire: vabbè, però è stressato, sai, è una persona un po' ha fatto due guerre, quindi diciamo che ne ha viste tante, insomma è una persona, capito, che è devastata, non è colpa sua, bisogna capirlo, capito? Le classiche giustificazioni, chiaramente. È un film anche in questo senso che vuole, che non ha paura di essere didascalico in certi messaggi, perché
Tra l'altro vuole anche toccare dei temi in maniera didascalica, per carità, però li fa senza troppo nascondere, e va benissimo, perché anche la didascalità si viene portata bene, non è per forza un male, non deve essere sempre tutto molto non deve essere tutto sempre fatto per sotterfugio o comunque per cose incomprensibili. No, va bene anche quando qualcuno riesce a raccontarti qualcosa anche in maniera smaccata ma convincente. Si parla infatti, che ne so, a parte vabbè ovviamente di patriarcato, di violenza domestica, si parla di anche indipendenza economica della moglie o comunque della donna nella coppia, no? Ovvero quando appunto è il marito, se vogliamo, a detenere il potere economico, anche quello che spetterebbe alla donna in questo caso. Infatti Delia, il personaggio di Paola Cortellesi, è una donna insomma che lavora tutto il giorno, fa piccoli lavoretti, cerca di portare a casa più soldi possibili come la figlia, ma questi sono soldi che poi prende il marito, cioè li usa lui o comunque li amministra lui per portare avanti la casa. E che altro? Niente, praticamente altre cose che vengono ovviamente raccontate sono anche la disparità salariale. C'è una scena, ve la racconto anche se è spoiler, cioè oddio, non è uno spoiler, insomma, c'è Paola Cortellesi appunto che va a chiedere al suo capo, in uno dei tanti lavoretti che fa, lei lavora anche in una fabbrica di ombrelli fra le altre cose, che fa da supervisore / insegnante per questo ragazzetto appena assunto, che già il primo giorno guadagna più di lei, e la giustificazione del capo è un ineloquente, ma quello è omo, no? Quindi, cioè, come per dire, appunto, a prescindere questo deve prendere di più perché è omo, ovviamente, anche se tu lavori di più, anche se tu lavori da più tempo in questa fabbrica. Dunque, signori, che dire? Il quadro generale è decisamente positivo per questo film, è un film potente che racconta tante cose, lo fa in maniera convincente, realistica. Ho apprezzato anche la chicca iniziale del partire col film in un formato più da film d'epoca, insomma, quindi più sul 4/3, avendo le barre nere laterali. Mi sarebbe andato bene anche se il film fosse stato girato tutto in questa maniera, ma dopo questa prima sequenza iniziale del cinema in cui vediamo appunto Paolo Cortellesi che si alza dal letto e dice buongiorno amore, e lui tipo gli tira un ceffone così, senza senso, cioè proprio prima cosa della mattina, manco ha detto ciao, subito comunque la prende a pizze, cioè così proprio di default. Lei però si alza come se niente fosse, prepara la colazione ai figli e poi parte per andare a lavorare, e la sequenza subito dopo invece si ritorna comunque a un formato più classico di 16 noni, ovviamente. Ho apprezzato, ripeto, questa scelta di voler dare un tocco quasi di appunto di vintage. Per carità, il film è tutto girato in bianco e nero, quindi ovviamente mantiene un po' questa cosa, però ho apprezzato, ripeto, il voler dare questo tipo di cosa, questo tipo di... aver fatto questo tipo di scelta, ecco, mettiamola così. Comunque, siamo arrivati alla parte spoiler, signori, perché ci sono un po' di cosine che io volevo dire su questo film, che però implicano che io vi rovini determinati colpi di scena. Quindi, se non avete visto il film, e vi consiglio assolutamente di farlo, io vi invito a stoppare l'ascolto di questa richiamo al neorealismo, vedi il cinefilo Simone Pizzi che subito ci aiuta con la terminologia giusta per dare contesto a questa meravigliosa cosa di questo film. Comunque ripeto, al 3 io comincerò con gli spoiler, quindi se non avete visto il film vi invito a recuperarlo prima di ascoltare questa parte, e poi magari possiamo confrontarci fra di noi su questo film, mi fate sapere se quello che ho detto vi trova d'accordo o no. Quindi 1, 2, 3, inizio degli spoiler ufficiali. Dunque, vorrei iniziare con la parte che mi è piaciuta di meno, che ho trovato un po' più debole, perché ci sono alcuni passaggi a livello di sceneggiatura che secondo me sono stati trattati di meno e che avrebbero meritato sicuramente un po' più di attenzione, almeno per quanto riguarda la mia visione. Sto parlando del momento in cui Delia, appunto Paola Cortellesi, decide di fare qualcosa per la figlia.
Che succede? Praticamente la figlia deve sposarsi, insomma lei è tanto felice col suo ragazzetto, con la sua nuova, con questa nuova novità, ecco, in famiglia. Sono pure riusciti a organizzare un pranzo con i consuoceri, insomma, anche se il pranzo poi è degenerato in una roba veramente veramente orribile, insomma, ci sono stati sono successe tutte le cose che non dovevano succedere, insomma, c'è stato un parapiglia, molto imbarazzo, insomma, anche questa... C'è sempre anche questa distinzione che cercano di fare gli uomini sul modo di essere uomini, capito? Quindi c'è il padre della sposa che è appunto Valerio Mastandrea, che fa il tombarolo, è una persona, insomma, rude, è una persona poco collaborativa in questo senso, è uno, ripeto, dal pugno di ferro, molto irascibile, che picchia la moglie... insomma, è una persona uncina così. Dall'altro lato il signor Moretti, che decisamente è quel signor Moretti della birra, perché veramente c'ha quella cosa lì. Tra l'altro c'ha pure il bar, quindi non poteva non essere lui. Che è invece un signore un po' più se vogliamo un borgadaro un po' più ripulito, dato che appunto c'è questo bar, il più bel bar della città, insomma è uno che fa studiare le figlie, cioè quindi è uno che ci tiene, insomma, al decoro, allo status, insomma, che è appunto il padre del futuro sposo. Succede che praticamente in questo pranzo organizzato nella povera casa della famiglia della futura sposa, praticamente succede il finimondo, succede il parapiglia, e succede che poi Paolo Cortese decide che questo matrimonio non sa da fare, perché lei vede, insomma, in questo ragazzo, comunque vede tutti quei problemi, insomma, che vede, che subisce giornalmente dal marito, quindi gli abusi, vede le cose, insomma, che lui potrebbe diventare. Per carità, ancora sono tutti picci picci, ma si capisce che lui comincia subito a mettere dei paletti molto grossi, del tipo tu non ti devi truccare quando vai al lavoro, devi truccarti solo per me, e tu sei solo mia, capito? Tutte queste frasi che quando sei rincoglionito dall'amore ti possono anche sembrare, capito, un'attenzione, ti possono sembrare un modo, capito, di dire ah, però lui ci tiene a me, capito? Che poi in realtà sono solamente lo specchio e il rischio di vedere prima o poi, diciamo, questa persona trasformarsi nell'orco che si tiene dentro, ecco. E quindi lei decide di fare qualcosa. Decide di chiedere ad un soldato di far esplodere questo bar, che è una scena potentissima. Io sono rimasto molto, molto sorpreso da questa trovata. L'ho trovata ottima, assolutamente. È un passaggio molto fico. Il problema è come ci si arriva a questa scena. Perché? Paolo Cortellesi e questo soldato interagiscono più volte nel corso del film, perché lei fa questa cosa che dici, vabbè, è un atto di cortesia molto, molto semplice, ovviamente, non è niente di particolare, però lei vede questa fotografia a terra, vicino al presidio dei soldati americani, la raccoglie, capisce, insomma, essendo lì nella foto tutti i ragazzi di colore, insomma, capisce che l'unico soldato di colore lì probabilmente è il proprietario di questa foto, e quindi gliela porge. Questo soldato così tutto contento, tutto riconoscente, la abbraccia e le chiede, signora, se vuole qualcosa, però ovviamente interagendo tra italiano e inglese, lei lo dice, io parlo solo romano, quindi non ha modo di capire cosa lui stia dicendo, e lui comunque comincia a dirle se ha bisogno di qualcosa, signora, mi raccomando, cioè, non me lo faccia sapere. Lui si accorge tra l'altro delle ferite che il marito le lascia addosso, le botte, le contusioni, quindi si preoccupa pure, ma signora, se ha problemi me lo dica, le do una mano assolutamente. Quindi noi vediamo più di un'interazione fra di loro, perché lei passa sempre davanti allo stesso presidio ogni giorno, e ogni volta, insomma, c'è lei che dice non mi parla, ma che vuoi da me, lasciami sta, ma non mi romper ca, e niente. Poi, a un certo punto, noi capiamo che si sono messi d'accordo, che lui ha fatto esplodere questo bar per farle un favore, solo che manca la scena in cui loro si mettono d'accordo. E dico che manca, non perché non ci possa essere un non detto in un film e pretendo che ci sia, ma perché
L'importanza della comunicazione in questo senso nel film c'è stata raccontata in più di un passaggio, chiaramente. Quando due personaggi, insomma, parlano in questo film, tu vedi anche le loro espressioni facciali, capisci che alle volte manca proprio il senso della comunicazione. E soprattutto tra di loro, tra questa donna che parla a malapena l'italiano e lui che decisamente l'italiano non lo conosce, a un certo punto lui crede che lei si chiama Devo Anna, perché lei glielo dice proprio io Devo Anna, capito? E lui pensa che si chiama Devo Anna e continuerà a chiamarla Devo Anna per tutto il film. Però, ripeto, il fatto che non vediamo il modo in cui loro si mettono d'accordo, che potenzialmente sarebbe potuta essere una scena divertente al tempo stesso, perché loro magari cercano di parlare, capito? Lei magari che poteva fargli tipo tu, bar, boom, capito? Sarebbe stata una cosa fantastica. E lui che magari si lascia convincere a fare una cosa del genere, anche perché, ripeto, non è un favore da niente per una foto che una ti ritrova, ok? Cioè, quello è il favore che chiedi a una persona a cui hai salvato la vita, che ti ha prestato dei soldi per curargli un parente. È un favore non da poco, soprattutto per un presidio di soldati stranieri che sono in un paese devastato dalla guerra, insomma. Non è esattamente una cosa così facilmente giustificabile. Ripeto, io non è che non credo, cioè non credo che la mia sospensione dell'incredulità sarebbe morta se voi mi aveste fatto vedere una cosa del genere. Ed è questo il problema. Cioè, l'unico punto, diciamo, debole del film, secondo me, è questo passaggio qui. Che sarebbe andato bene se me l'aveste spiegato meglio, ecco, mettiamola così. Ma per il resto, ripeto, non è un film che boccio sicuramente per questo dettaglio, però sicuramente avrei voluto che questo dettaglio fosse spiegato meglio. Altre cose però che controbilanciano sicuramente questo difetto del film sono tante, soprattutto il finale. Il finale, vorrei concentrarmi un attimo su questo, ci sono tanti altri punti del film che sono bellissimi, che ne so, anche Alvaro, ovvero il vicino di casa che per l'appunto appena trovano appunto il nonno della famiglia. Morto, lui subito si precipita ad avvertire tutti, e poi uno di quelli che piange perché era affezionato a sto vecchio e comincia a raccontare storie fintissime su e lui mi parlava, c'ho avuto il tempo di dimmi quattro parole, te voglio bear vaga, cioè queste cose così veramente che appunto anche lo stesso figlio di questo vecchio, insomma, che lo guarda ma che cazzo stai di, però che non dice niente in quanto devastato dal dolore in quel momento per aver perso il padre. Però vorrei un attimo concentrarmi sul finale e poi concludiamo l'episodio, perché nel finale di questo film c'è un passaggio che per l'appunto dà senso anche al titolo, no? Quando per l'appunto il vecchio muore, Paolo Cortellesi si stava puntando a fuggire, o quantomeno stava puntando a scappare probabilmente con quest'uomo che magari le avrebbe promesso una vita più dignitosa. O quantomeno questo è quello che il film cerca di imboccarci nella nostra testa, no? Ma vista appunto la morte di questo signore, lei è costretta a ritornare a casa, a occuparsi insomma di tutto, e quindi perde l'ultimo treno per fuggire con quest'uomo. O quantomeno, ripeto, questo è quello che ti vuole dire, suggerire il film, ecco, perché è basato anche su molto non detto tutta questa storia, adatta per l'appunto a un popolo, ripeto, di persone che sono cresciute magari in un contesto molto povero, in cui la parola in cui le botte sono molto più eloquenti delle parole che alle volte non sei abituato ad utilizzare in maniera corretta, ecco. Comunque, e alla fine che succede? Succede che comunque mentre è lì al capezzale del marito, cioè scusate, del suocero, dice c'è ancora domani. C'è ancora domani, e uno dice: ah, ok, nel senso che
domani scapperà, domani andrà da qualche parte. E quindi c'è pure tutto questo, tutta questa scena in cui lei perde questa misteriosa lettera che aveva ricevuto, che non si capisce cosa, ma decisamente la cosa la turba. E appena il marito trova questa lettera, classico contesto, classica scena in cui lei perde questo documento e lo trova proprio la persona che non deve trovarlo, in quel momento, quando succede, la mia vicina di sedia ha tirato su questo sospirone veramente preoccupatissima. Giustamente, insomma, il film decisamente la stava molto molto coinvolgendo anche a me, assolutamente. Succede che mentre tu vedi questa che parte, si mette in fila per non si capisce bene che cosa, e io sinceramente stavo pensando, oh, ma questa non è che mo parte, va in America, perché alla fine sembra proprio quello, sembra proprio che si stia imbarcando per partire, dove andrà se non in America? E alla fine si scopre che no, semplicemente lei si stava recando alle urne perché era effettivamente il giorno delle prime elezioni a cui avevano accesso le donne. Era per l'appunto il referendum per la scelta tra monarchia e repubblica, un referendum chiaramente importantissimo. E tu dici, questo fatto effettivamente, però, nonostante tu magari per un nanosecondo dici, ma che è sta cosa? Cioè, vabbè, cioè, è tutto sto clamore per il voto, poi però ci ripensi e dici, ah, però è vero, fino a quel giorno le donne non potevano votare, fino a quel giorno non era concesso loro questo tipo di privilegio, ok, che consente insomma di esprimere politicamente la tua posizione, ok. C'è la famosa foto del Corriere della Sera in cui, che titola per l'appunto, è nata la Repubblica Italiana, con sotto il volto di questa donna che esce proprio dal giornale, no? Che è rappresentativa di quello che rappresenta questo passaggio storico importante, ovvero il fatto che le donne cominciano ad entrare nella vita non solo sociale ma anche politica del paese, partecipando anche alla cosa che dovrebbe essere un diritto fondamentale di tutti, ovvero il voto, per l'appunto. E quello è un passaggio fondamentale della nostra storia repubblicana, che segna proprio l'inizio di altri passaggi fondamentali appunto per il diritto. Michela, che arriva, dice: credo che lei volesse andare comunque a votare, Leo, infatti vuol dire c'è ancora domani. Non lo so, nel senso che lei va a votare il giorno dopo, io non so quanti giorni furono si potesse andare alle urne, quindi non credo che lei non fosse andata a votare il giorno prima, cioè io non ricordo quanti giorni, ripeto, si potesse andare a votare, se era uno solo o erano due, quindi sono un po' combattuto su questa cosa, non lo so. Perché ripeto, nella costruzione del film mi pare che lei comunque andasse a votare il giorno dopo, quindi aspettasse comunque una notte e la mattina successiva, appunto appena finito il clamore del funerale, di tutto quanto, insomma, poi sarebbe andata a votare, per l'appunto. Quindi io penso che a questo punto c'è ancora domani come titolo vuol dire proprio questo, vuol dire che sì, magari puoi perdere un treno oggi, magari puoi perdere una battaglia oggi, ma questo non significa che finisce tutto, non significa che ricevuta una delusione, una sconfitta di qualsiasi tipo, la lotta finisce, no, perché comunque ci si ritorna il giorno dopo, ci si impegna costantemente per portare avanti un risultato, quindi non bisogna mai arrendersi al fatto che le cose possano cambiare. E quindi non lo so, ripeto, io ci ho visto tanto del buono, tanta potenza in questo messaggio che sicuramente conclude un ottimo film. E che dire, come hai detto tu, questo è un film volutamente didascalico e sopra le righe a tratti. Spiegare la scena del soldato non avrebbe avuto senso per me. Per me sì, cioè io non lo so, sarà pure che avrei, ma più che altro, sai Simone, cioè spiegare la scena non è tanto per la chiarezza, ok? Ma perché secondo me sarebbe stata un'altra scena in cui avresti potuto raccontare qualcosa che comunque rientrava nel contesto, ok? Cioè quando quel passaggio lì è fondamentale non solo perché è la svolta nella storia, ma perché in quel momento lei decide volutamente di fare un qualcosa che non avrebbe mai fatto, ok? Per combattere la sua personale battaglia, ok? Non è un passaggio a caso, non è un semplice colpo di scena, è la svolta del personaggio, è qualcosa che
Cioè è esattamente quello che potresti vedere in Walter White quando fa esplodere la, l'ufficio di Tuco Salamanca. Ok, è quella cosa lì, cioè è proprio è la prima cosa, è il primo pugno che riesce a dare dopo averne ricevuti tanti, e non è scontato. Non è scontato vedere come lei si sia preparata a dare questo pugno. Per quello io avrei voluto vederlo. Non tanto perché, capito, però capisco che per alcuni magari una didascalità di questo tipo avrebbe potuto dar fastidio. Però, vabbè, diciamo che, ripeto, mi sto lamentando solo io probabilmente di questa cosa. È una mia personale cosa, quindi non voglio tanto rompere le palle. Lo racconta infatti solo che non palesemente, ma Dio, ripeto, si poteva raccontare meglio. Che dici Michela? Io comunque ho vissuto momenti difficili perché quella realtà purtroppo io l'ho vissuta. Mio nonno materno era una persona violenta che picchiava le figlie e credo che mia nonna e loro abbiano lavorato sempre più di lui. Era un invalido di guerra e si ubriacava ogni giorno. Mio nonno era autorizzato a picchiare tutti noi. E ancora mi ricordo un suo schiaffo e il momento in cui ho deciso che non lo avrei più voluto vedere. Mia nonna è stata libera dalla sua morte, e mia madre si è sposata da ragazzina per liberarsi di lui. Guarda, io l'unico nonno che ho avuto, diciamo che corrispondeva abbastanza a questa descrizione, Michela. Per carità, con noi nipoti è sempre stato duro, però... Cioè, per carità, con noi non ha mai alzato un dito assolutamente, però io capisco perfettamente il tipo, perché comunque non che i miei zii e le mie zie non mi raccontassero cose di questo tipo, quindi posso assolutamente immaginare quale potesse essere il contesto, ecco. Però sì, nel senso, è un film sicuramente questo onesto intellettualmente, molto realistico e che racconta tanti aspetti della realtà. Non colpisce ovviamente tutti allo stesso modo, perché è ovvio che è un film che parla molto, molto, non dico di più alle donne, però è un film che le donne sicuramente recepiscono in una maniera diversa rispetto a un uomo che magari certe cose non le ha vissute, però è un film che sicuramente a un uomo interessa per tanti aspetti, perché ti mette di fronte magari all'insensatezza magari di certi gesti che noi potremmo dare per scontati, visto che non ci magari non ci preoccupiamo di determinate cose che facciamo, ed è un film sicuramente che aiuta moltissimo la riflessione personale e la crescita, perché no. Anche il fatto che gli uomini che ci vengono raccontati, per carità, ci vengono raccontati tutti i tipi di uomini in questo senso. Ci viene raccontato il marito, per esempio, appunto di Paolo Cortellesi, come l'uomo che picchia la moglie, quindi il peggior tipo assolutamente. I figli, gli scolacci, veramente, che ogni scena in cui appaiono gli altri figli, insomma, di questa famiglia, stanno sempre a litigare, stanno sempre a fare gli imbecilli in giro, che sono bambini che vengono cresciuti da bambini e vanno a scuola ma che non ne capiscono il valore appunto dello studio. Ci viene raccontato l'amico di famiglia, insomma, Alvaro, questo signore un po' sicuramente molto di mente molto semplice, per carità. Ci viene raccontato anche il marito della Fanelli, in qualche modo, che sì, Fanelli dice: niente, mi sono sposata un deficiente, però si capisce che è un uomo, per carità, molto più tranquillo, insomma. Quindi non è un film di denuncia verso gli uomini assolutamente, non è un qualcosa che vuole demonizzare il nostro sesso assolutamente, però è un film che va visto con occhi molto molto attenti, con occhi e orecchie molto molto attenti. E che dire, sono contento di averlo visto. Veramente questo è uno di quei film che straconsiglio e che, perché no, magari se mi ricapita in futuro lo riguardo con piacere. E detto questo, signori, io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Tutti i nostri podcast li trovate su ogni aggregatore possibile e immaginabile, da Apple Podcast, Pocket Cast, Spreaker, ovviamente, visto che è la piattaforma che ci ospita per l'hosting, chiaramente. E che dire? Niente. Una cosa che potreste fare, signori, chiaramente, è partecipare al nostro... io c'ho il dubbio, ma il Fantasanremo... No, scusate, il Fantasanremo... L'Anti Sanremo, no, ma...
ma è passato questo qui, non lo so, perché insomma è interessante che voi partecipiate a questa cosa qui, più che altro perché abbiamo anche un messaggino per tutti voi che avete una band. Sei un musicista amatoriale? Hai una band un pochino scalcidrata? Non hai particolari pretese di premi o festival importanti? Beh, allora manda la tua demo a Runtime Radio e partecipa anche tu all'Anti Sanremo, il concorso musicale nel quale non bisogna mai essere troppo permalosi né pretenziosi. Invia la tua demo a runtimeradio@gmail.com con un file audio aggiuntivo, con una breve presentazione del progetto musicale e del brano inviato. Dai, cosa stai aspettando? In fondo che ci devi fare con quella registrazione fatta in cantina ed editata con GarageBand di Apple? Ti aspettiamo su Runtime Radio. E decisamente vi aspettiamo su Runtime Radio, quindi assolutamente, come ha detto la nostra fantastica voce, mi raccomando, se avete una band, se volete farvi conoscere insomma attraverso i nostri canali, non dovete fare altro che mandarci la vostra demo, quindi a runtime@gmail.it. Ho completamente cannato l'indirizzo. runtime@gmail.com o it, non mi ricordo, vabbè, ve lo riscriveremo in chat chiaramente l'indirizzo corretto, ma ovviamente potrete anche direttamente venire su Dirette Runtime Radio su Telegram e scriverci direttamente per avere maggiori informazioni e in generale seguirci sui nostri social. Detto questo, signori, siamo arrivati alla fine e che dire, grazie veramente tanto per essere stati qui assieme a me questa mattina, che dire, questo lunedì spero che sia tramutato da un merdedì a qualcosa di un po' meglio. Detto questo, io vi saluto e vi auguro una buona giornata, ciao!